chi ha orecchi da udire oda. Dio ci ha dato la libertà di predicare in ogni luogo, all'aria aperta, come predicavano i primi discepoli, i primi apostoli. Ancora oggi il Signore nostro Dio è all'opera. Non pensate che Dio è morto, cari, non pensate che Dio sia in pensione. Dio è all'opera come lo era 2000 anni fa. Ancora oggi il Signore è all'opera, perché Lui vuole salvare, vuole guarire, vuole liberare, vuole illuminare il cuore degli esseri umani. Perché, cari, basta vedere la condizione attuale della società per accorgersi di quanto il mondo è confuso. Si sono deviati dalla retta via, si sono allontanati dalla verità. Invece di seguire il Signore, molti stanno seguendo il diavolo per mezzo dei cattivi desideri, dei peccati, delle tentazioni e delle opere malvagie che stanno dominando in questo mondo. Cari, basta che accendiamo la televisione o ci colleghiamo su internet per vedere quante cattive notizie, ragazzo, ci sono in questo mondo. Ma questa sera Dio ci manda una buona notizia. Questa sera il Signore ci parla tramite la sua parola, tramite il suo messaggio. Dio ci parla per mezzo del Vangelo, per quello che il Signore vuole, desidera, anzi ci comanda di predicare il Vangelo in ogni luogo, perché il Vangelo, ascolta caro, è la buona notizia da parte di Dio. Questo mondo è pieno di cattive notizie: terremoti, malattie, guerre, criminalità, morte, fame. Quante cattive notizie stanno dilagando nel mondo, cari. E la Bibbia dice che per colpa della ribellione degli uomini si andrà di male in peggio. Questo mondo si sta rovinando con le sue proprie mani. Gli uomini stanno rovinando il mondo perché gli uomini non vogliono seguire la retta via del Signore. Gli uomini sono ribelli, peccatori, malvagi. Tutti noi eravamo così. Io per primo, prima non credevo, fino a pochi anni fa ero un ribelle, bestemmiavo, commettevo peccati uno dopo l'altro, la mia mente era sporca. Ma un giorno la parola del Signore, la potenza del Signore, la misericordia del Signore ha cambiato il mio cuore, che era un cuore di pietra. E oggi, grazie a Dio, ho un cuore nuovo, un cuore sensibile, un cuore rigenerato dalla grazia e dalla potenza del Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia che ci rivela, ci insegna che Dio ha mandato Gesù Cristo, alleluia, per cambiare la sorte di questo mondo, per salvare i peccatori. È scritto, cari, l'apostolo Paolo scrisse queste parole ispirato da Dio. Vi voglio dire, tutto ciò che è scritto nella Bibbia, sia l'Antico Testamento che il Nuovo Testamento, i Vangeli, tutto è ispirato da Dio. E nella Bibbia ci sono migliaia e migliaia di profezie che si sono avverate, altre che si stanno avverando e altre che si avvereranno. La Bibbia parla riguardo alle cose future. Gloria a Dio! Lo dice la Scrittura, cari, per questo cercate la conoscenza della parola di Dio. Non camminate nel buio, non camminate nella via dell'ignoranza, nella via dell'incredulità, la via del peccato. Non siate ostinati, non siate superbi, siate umili dinanzi a Dio, cercate Lui. Non basta dire io vado a messa la domenica, no cari,
tanta gente in questa nazione italiana dice, l'Italia dice di essere cattolica, dice di essere cristiana, ma guardate la realtà, quanti veri cristiani ci sono in Italia? Tanta gente va messa la domenica, ma poi in settimana vivono come peccatori ribelli, bestemmiano, tradicono la moglie, desiderano le cose terrene, le cose malvagie, vivono sotto il dominio dei desideri carnali. Cari, non basta andare a messa la domenica, Dio vuole vedere dei veri figli ogni giorno della settimana, non ti nascondere dietro la messa della domenica. Tanta gente va a messa la domenica, fanno i santi in chiesa e fuori sono dei demoni, è la verità. Escono dalla messa e continuano a commettere adulterio, a vivere nel peccato, nei vizi. Cari, questo non è piacevole dinanzi a Dio. Dio non accetta l'ipocrisia. Per questo che dobbiamo veramente, con tutto il cuore, tutta l'anima, convertirci al Signore e seguire la retta via. Stai seguendo la retta via? Stai seguendo la via buona, la buona strada del Signore, la via stretta? O stai ancora camminando nella via larga, nella via dei tuoi piaceri, dei tuoi ragionamenti, dei tuoi desideri carnali? Dove stai camminando? Ti voglio dire da parte del Signore, la via larga porta alla morte. Non ti illudere, non dire vabbè, io mi devo godere la vita, sono giovane, io non credo in Dio, io mi vivo la mia vita. No, cari, alla fine verrà un giudizio. Che ne sarà di te se non credi nel Signore? Dove ti nasconderai? Nessuno si potrà nascondere. Per questo che noi dobbiamo accogliere la parola di Dio con umiltà, alleluia, con un cuore sincero, umile. Dobbiamo pentirci, dovete pentirvi e ritornare a Dio. Alleluia. Seguire la buona strada, la strada del Vangelo, gloria a Dio, la strada del nostro Signore. Forse mi dirai, ma qual è la strada del nostro Signore? Sapete cosa dice il Vangelo? Ve lo leggo. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14. Ascoltate cosa dice il Signore Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Queste sono le parole del Signore. Gesù Cristo dice, cari, io sono la via, la verità e la vita. Ascoltate attentamente. Parla di tre cose essenziali: la via, la verità e la vita. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Se tu vivi lontano da Gesù, non hai una via da seguire, sei smarrito, sei confuso, sei perso, non hai una strada. Se vivi lontano da Gesù, non hai la vita. Gesù è la vita. Se vivi lontano da Gesù, non conosci la verità. Sei nel buio, in questo mondo di menzogna, barcolli a destra e a sinistra, senza sapere la verità, senza conoscere la verità. Ma il Signore vuole darti la sua verità, lo dice nel Vangelo. Io sono la via, la verità e la vita. Cercate la sua verità, perché il Signore ancora oggi ci dice, cari, chi cerca trova. Cercatelo, avvicinatevi con tutto il cuore. Beati, dice il Signore, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati coloro che mi cercano, dice il Signore, beati coloro che credono, anche se non vedono. Beati coloro che confidano nel Signore. Confidate nel Signore, carissimi. Non seguite la via larga di questo mondo, non seguite
le menzogne di questo mondo, non seguite gli idoli di questo mondo materialistico, seguite il Signore, ritrovate la fede, abbiate fede, vi vogliamo incoraggiare, è tempo di avere fede, non è più tempo di essere ribelli, non è più tempo di essere increduli, non è più tempo di voltare le spalle a Dio, perché il giorno, dice la scrittura, il giorno è vicino. È tempo di avere fede. Popolo di Bordighera, abbiate la fede nel Signore. Amen. Gloria a Dio nel nome di Gesù. Amen.